Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori. Il 7 ottobre 1970 Genova fu sommersa da un'alluvione di rara potenza con morti, feriti, sfollati e nella zona di Sant'Agata crollò il ponte medievale sul Bisagno. Tant'è che ancora oggi ne possiamo vedere in parte le rovine come un monito alla prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Un monito rimasto inascoltato. Infatti nel 2011 e nel 2014 Genova ha nuovamente pianto le sue vittime. In queste circostanze e in altre ancora che hanno caratterizzato la storia del capoluogo ligure, i genovesi si sono risollevati con caparbietà e tanto buon cuore, nonostante la lontana e fredda distanza che separava le istituzioni dai bisogni del territorio e dagli insegnamenti degli eventi occorsi. Ma il 14 agosto 2018 è capitato qualcosa di molto diverso dalle tragedie che Genova ha tristemente imparato a conoscere. Qui la natura non c'entra nulla, neanche minimamente, nel crollo del viadotto Morandi. Ogni responsabilità è in capo all'uomo e da questo punto di vista il crollo del ponte assume un'aura sinistra. Qualcuno non ha vigilato, qualcuno è venuto meno ai suoi doveri, qualcuno dovrà pagare. Abbiamo in più occasioni elogiato l'incredibile reazione della macchina dei soccorsi, della protezione civile, dei vigili del fuoco, del sistema sanitario e dei semplici cittadini che durante e all'indomani dei disastri si trasformano puntualmente in anonimi eroi a cui il nostro riconoscimento non può non rivolgersi. Ogni ulteriore parola a questo riguardo è superflua, perché, come ha dichiarato il ministro Salvini parlando dei vigili del fuoco, le pacche sulle spalle non bastano più. Il momento dei fatti concreti è finalmente arrivato e il decreto Genova, oggi in discussione, è un provvedimento la cui concretezza traccia un'enorme linea di demarcazione e discontinuità con gli analoghi provvedimenti che i governi passati hanno varato all'indomani delle calamità naturali o dei disastri artificiali. La discontinuità è il tratto saliente del decreto Genova, discontinuità che improvvisa, inaspettata forse agli occhi degli osservatori internazionali e nazionali, è sorta fin dalle prime ore del disastro. Infatti si è visto un nuovo modo di fare politica amministrativa, di gestire l'emergenza e di affrontare le ricadute psicologiche sulla popolazione. Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nominato commissario straordinario all'emergenza, insieme al sindaco Bucci, non a caso nominato successivamente commissario straordinario per la ricostruzione, sono stati presenti sul territorio fin dal primo momento, affiancando l'operato del governo nazionale che in maniera costante, puntuale, non ha mai abbandonato Genova, sia attraverso l'operato quotidiano del vice ministro genovese Edoardo Rixi, che non ha mai abbandonato per un secondo la sua terra e la sua gente. E per questo lo ringrazio. Sia attraverso la presenza del Presidente del Consiglio Conte, dei vice premier Salvini e Di Maio e del ministro Toninelli. Discontinuità c'è stata nella volontà di additare subito i colpevoli senza cadere nel circolo vizioso tipico della vecchia politica di fare dichiarazioni di principio che non portano a niente. Discontinuità c'è stata nella gestione degli sfollati che, a differenza dei nostri connazionali colpiti dal terremoto del centro Italia, non subiranno l'umiliazione e il disagio di passare un inverno al freddo delle tendopoli. E infatti nessun caso come quello di nonna Peppina si è verificato a Genova. Discontinuità c'è stata nell'immediata opera di intervento sugli integrati sistemi logistico, produttivo, industriale e commerciale danneggiati dal crollo del viadotto. Discontinuità c'è stata infine nel rapporto emotivo e simpatetico tra le istituzioni e il popolo, qualcosa a cui l'Italia non era più abituata da molto tempo. Dunque, all'insegna della discontinuità, è ora il momento di ripartire e il decreto Genova offre gli strumenti e le risorse necessarie a farlo. 1 miliardo di euro arriverà sul territorio. Niente è lasciato al caso. Vorrei trattare brevemente alcuni punti su cui ritengo sia bene porre l'accento perché rappresentativi dello spirito fondante del decreto in discussione.
L'attenzione per gli sfollati è stata confermata in tutta la sua portata. Il valore dei loro immobili sarà calcolato attraverso lo strumento del PRIS con un ulteriore incremento del valore risultante, perché è giusto che anche l'aspetto emotivo della perdita sia tenuto in considerazione. Infatti gli sfollati lasciano la loro storia personale, i loro ricordi e le loro paure all'interno di quelle mura. Il perimetro amministrativo nel quale si iscrivono i poteri del commissario è stato delineato per garantire la razionalità e l'efficienza delle decisioni. Grazie all'istituzione di una zona franca che va nella direzione auspicata da più parti nei giorni immediatamente successivi al crollo del viadotto, le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno di essa o che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato possono richiedere alcune agevolazioni in alternativa agli altri benefici previsti. In ultimo, il decreto Genova lancia un messaggio chiaro al Paese. La tragedia del Morandi non può non avere ricadute sensibili sull'attenzione che le istituzioni hanno nei confronti della manutenzione delle reti infrastrutturali. Un crollo come quello del Morandi non deve più ripetersi. Sarà realizzato un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico a cui sovrintenderà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Concludendo, Presidente, oggi termina un iter parlamentare, ma là fuori, nella città di Genova ancora ferita, c'è tantissimo da fare. In occasione dei funerali di Stato i rappresentanti del Governo sono stati applauditi mentre qualcun altro è stato fischiato. Quegli applausi sono stati una dimostrazione spontanea e calorosa di fiducia e rappresentano una responsabilità enorme, perché questa maggioranza è chiamata a non deludere chi ha mostrato di credere in lei. Il decreto Genova va in questa direzione, è un passo avanti verso una ricostruzione che non potrà cancellare il dolore, ma potrà farci diventare più forti di prima. Concludo. Oggi non vi sono alibi né scuse per non votare questo decreto. È quello che dobbiamo a Genova e lo dobbiamo a tutta l'Italia. Grazie, Presidente. Grazie.